Potremmo riassumerla con tre parole: precarietà, integrazione e convivenza. Precarietà perché sta aumentando il numero delle persone che fanno fatica ad entrare nei circuiti della richiesta d'asilo, quando entrano molto spesso escono e fanno fatica poi a rientrare, quindi molti di loro vivono per strada, e poi una difficoltà una volta usciti dai centri di accoglienza ad integrarsi nei territori. Quindi la seconda parola è integrazione. Il compito, l'obiettivo del Centro Astalli, come di altre realtà, è quello di creare appunto questa integrazione, di accompagnare queste persone all'integrazione, quindi aiutandole a cercare lavoro, aiutandole a cercare una casa, aiutandole ad apprendere una lingua che gli permette di avere uno strumento di integrazione. E poi convivenza, che è l'augurio, cioè quello di creare delle comunità solidali nelle quali italiani e migranti possano mettere in campo le loro forze migliori. Qual è il vostro giudizio sulle politiche attuate e messe in atto fino ad oggi dal governo italiano? Ci sono dei chiariscuri, direi che uno degli elementi che emerge anche dal rapporto annuale è l'aumento delle persone che hanno subito violenze in Libia, quindi gli accordi con la Libia, dell'Italia, ma diciamo di tutta l'Europa, non sono delle politiche di lungo respiro. Bisognerebbe invece favorire i canali umanitari, appunto, e non bloccare le persone in Libia o in Turchia. Quindi questo è un elemento negativo che noi individuiamo dalla fotografia che abbiamo fatto con il nostro rapporto annuale, perché aumentano queste vittime di violenza e di tortura in questi centri di detenzione. Poi ci sono gli elementi positivi, cioè questo sistema di accoglienza SPRAR, un'accoglienza diffusa che è volto a coinvolgere gli enti locali, quindi i territori, nell'accoglienza delle persone, credo che sia la via maestra per far accogliere sempre meglio le persone ai territori. L'attuale scenario in clima politico è determinato dall'incertezza e non ultimo tra le forze protagoniste in campo c'è la Lega. Salvini, vi preoccupa questo scenario? Avete preoccupazioni per i mesi futuri? Allora, come sempre noi discutiamo con tutti e auspichiamo che il realismo politico, anche di forze che in passato hanno dimostrato di non essere a favore dell'immigrazione, invece appunto metta in atto delle politiche che sono volte all'accoglienza delle persone e, aumentando e facilitando l'accoglienza, anche aumenta la sicurezza dei nostri territori.